colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto una news che non voglio creare allarmismo, non voglio creare niente di tutto ciò, però molti youtuber la stanno riportando e molti creator, molti youtuber avranno ricevuto questa mail in cui si parla di questo articolo 13, ragazzi, questo articolo 13 che da molto tempo ne stiamo sentendo parlare un po' dappertutto. E questo articolo 13, ragazzi, parla del copyright e della tutela dei diritti del copyright per i creator. Allora, finché diciamo era impostata così, YouTube diciamo era un pochino d'accordo, anche perché comunque c'era una mezza forma di violazione già prima, no? Per esempio, se uno metteva una canzone che non si poteva mettere, bastava riconoscere i diritti del copyright al proprietario della canzone e automaticamente potevamo tenere il video su YouTube. Con questa nuova legge, ragazzi, che diciamo non è stata approvata definitivamente, però già c'è e se ne parlerà per ora e per i prossimi due anni, come dicevo, con questa legge che diciamo hanno redatto, hanno buttato giù un po' così alla carlona, perché alla carlona, ragazzi? Alla carlona perché comunque generalizza un po' tutto e siamo un po' a rischio noi youtuber, come voi utenti, ragazzi, noi youtuber, perché non potremo più fare video, non potremo mettere più contenuti, non potremo mettere più musica, non potremo mettere più niente se questa legge passerà, ovviamente, così come è stata stilata. E voi utenti che non avrete più video, sì, non avrete più video perché comunque i video saranno bloccati. Allora, in primis quelli che faranno parte della comunità europea, ragazzi, quindi tutti i nostri video che noi andremo a pubblicare, nel dubbio YouTube li bloccherebbe. Perché? Perché essendo questa legge poco chiara e non ben definita, YouTube prenderebbe e bloccherebbe tutti quanti i contenuti, perché non, giustamente non saprebbe dove andare a parare e quale sarebbe il problema sul copyright o meno, e nel dubbio bloccherebbe i video. Questa cosa, ragazzi, sarà diciamo un problema per noi creator, per noi che comunque facciamo i video, come per voi. Per voi perché? Perché comunque verranno bloccati sia video a livello europeo, in tutta Europa, come ho già detto, nel dubbio, e video che arrivano dai nostri, magari, che ne so, youtuber preferiti americani, tedeschi, francesi o chi cazzo sia, insomma, ragazzi. Quindi è da prendere un attimino in considerazione quello che sta accadendo. Come vedete, ragazzi, YouTube ci riporta, io poi vi lascerò i link in descrizione, ci riporta tutte quante le informazioni, ci riporta a tutti gli youtuber che comunque hanno fatto dei video riguardo questa nuova normativa che è, diciamo, abbastanza devastante. Adesso io non voglio creare allarmismi perché speriamo che comunque sia non sia proprio definitiva così come sia stata stilata questa legge, ma che comunque vengano fatte
diciamo, delle modifiche a questa legge che permettano a YouTube e a tutte le piattaforme, ragazzi, di poter stabilire cosa è contro il copyright, cosa viola il copyright o meno, perché così com'è questa legge, tutti quanti i vari social, tipo Instagram, Facebook o qualunque altro tipo di social, non saranno in grado di stabilire cosa è contro il copyright e cosa non lo è. Quindi automaticamente avremo dei problemi pure a pubblicare un meme su Facebook, perché se magari il meme non è nostro, non l'abbiamo fatto noi, oppure c'è una foto, cioè addirittura per una foto, ragazzi, potremmo prendere il copyright e potremmo vedere il nostro video bloccato o qualunque nostro contenuto bloccato. Quindi a questo punto saremmo costretti a fare dei video dove ci saremmo solo noi con una facecam che parleremo del gioco, ma io penso che sarebbe una bella rottura dei coglioni avere un video, cioè immaginate io che vi parlo di un glitch senza farvelo vedere, perché magari Rockstar non so, avanzerebbe diritti sul copyright, cosa che non credo che farebbe, perché avrebbero un crollo, insomma, sotto certi punti di vista, perché non ci sarebbe più pubblicizzazione dei loro giochi. O io parlo di Rockstar come potrei parlare di qualunque casa che detenga un copyright, e quindi non avremo più comunque questa possibilità di poter fare video, per esempio di poter mettere una musica come quella che state ascoltando in sottofondo, oppure di poter fare dei glitch o comunque farli vedere. Anche solo un semplice gameplay potrebbe risultare contro il copyright e venire rimosso. Questo in tutta Europa, ragazzi. Qui vi riporto una petizione che vi pregherei di andare a firmare, per quanto poco può contare, però cerchiamo di fare qualcosa per il nostro futuro, diciamo, e per la nostra libertà di espressione. Quindi andate nei link in descrizione per informarvi meglio su quello che vi sto parlando e per firmare questa petizione. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.